punti variazione di assestamento generale. Prego, Assessore. Devo dire la variazione di assestamento generale accompagnata da una relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del piano di rientro e, come tutte le altre delibere, da un parere in questo caso molto articolato del Collegio dei Revisori, che conclude con un giudizio positivo rispetto alla delibera 375. Premesso, il Comune di Napoli, come sapete, è un ente in riequilibrio finanziario pluriennale, con un piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dal Consiglio Comunale e approvato dalla Corte dei Conti, sezioni riunite, con sentenza numero 34/2014. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 3 del 2018 è stata approvata la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che è all'esame attualmente dei competenti organi di controllo. In data 30 maggio 2018 la sezione regionale di controllo per la Campania ha trasmesso l'ordinanza numero 24 e proposta di differimento alla sezione ex articolo 148 bis del TUEL. A seguito dell'ordinanza in seduta pubblica tenutasi il 15 giugno 2018, la sezione depositava in data 20 giugno 2018 la delibera con la quale, nel ravvisare la necessità di ulteriori esigenze istruttorie, ordinava al Comune di Napoli di trasmettere entro 30 giorni una serie di informazioni integrative rispetto a tutto quanto già in precedenza trasmesso, a cui il segretario generale del nostro Comune ha provveduto a trasmettere via PEC le informazioni istruttorie richieste dalla sezione, inoltrando le apposite relazioni con relativi allegati pervenute dalla Direzione Centrale Servizi Finanziari, dalla Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi e dal Servizio Demanio e Patrimonio. I dati contabili. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 è pari a un disavanzo di amministrazione di 1.703.608.000 euro. Nel bilancio di previsione 2018-2020 sono iscritte quote di disavanzo da recuperare attraverso il piano di recupero triennale approvato dal Consiglio Comunale: 133 milioni per il 2018, 122 per il 2019, 182 milioni per il 2020. Tali quote di disavanzo sono quelle definitivamente imputate al triennio 2018-2020 per effetto della variazione del bilancio 2018 deliberata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2017, per dare copertura al maggiore disavanzo accertato rispetto a quello presunto già coperto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020. Le risorse destinate dal Consiglio Comunale con le deliberazioni a proposito di bilancio, a proposito di rendiconto, il recupero del disavanzo imputato al triennio 2018-2020 si compongono di alienazioni immobiliari e alienazioni mobiliari, nonché di risorse correnti di entrata. Le variazioni proposte in assestamento generale del bilancio 18-20, sia nella parte entrate che nella parte spesa, comprendono riduzioni degli stanziamenti a seguito dell'accollo da parte dello Stato commissariato straordinario ex legge 219/1981 della quota parte delle spese che il Comune aveva riconosciuto con la delibera di Consiglio Comunale numero 37 del 2017 quale debito fuori bilancio. Tale debito fuori bilancio derivava, come ricorderete, dalla condanna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli, con cui era stata rigettata l'impugnazione del lodo arbitrale del 2004, reso nel contenzioso. Allora, cortesemente, colleghi, so che è faticoso e siamo qui da stamattina, però l'assessore sta esponendo. Nonno, cortesemente, Santoro. Mi richiamo un attimo all'ordine, prego Assessore. Reso del contenzioso tra il Comune e il Consorzio Ricostruzione CR8
trattandosi di spese imputabili al periodo della gestione commissariale. Infatti, a seguito di definizione transattiva con il commissariato straordinario, quest'ultimo ha accettato l'accollo della propria quota di debito, come risulta dalla delibera di giunta comunale numero 275. Il bilancio di previsione 18-20 è caratterizzato da un consistente programma triennale di dismissione di beni immobili al fine di acquisire risorse destinate al piano di rientro dal disavanzo del triennio 18-20. Per l'annualità 18 le operazioni sono in fase di avanzata attuazione e si prevede di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati per la fine del 2018. Variazioni per maggiori, minori entrate correnti. Nell'ambito delle variazioni delle entrate correnti sono state tenute distinte quelle che in ragione dell'andamento della ridiscussione nell'ultimo quinquennio richiedono accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità. Sono state individuate le entrate da svalutare indicando per ciascuna il cluster di svalutazione di appartenenza, la percentuale di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità già applicata in sede di bilancio di previsione. Sono stati riportati i conseguenti accantonamenti da iscrivere al fondo crediti 18 e 19 e la composizione dettagliata delle variazioni di entrate delle correlate variazioni dell'FCDE. La partita CR8 si inquadra nell'ambito di molteplici iniziative in corso di svolgimento volte a recuperare risorse dovute al Comune per effetto di rivalse, di esecuzione di decisioni giudiziarie favorevoli, di recupero di somme anticipate in danno di soggetti privati. Gli effetti di questa impostazione sono valorizzati già nella presente proposta di assestamento generale, ove si propone l'iscrizione in bilancio di nuove entrate per vari recuperi di somme dovute al Comune. In particolare, è stata svolta una specifica ricognizione di ulteriori partite derivanti dalla gestione commissariale, dalle quali risultano entrate a favore dell'ente per oltre 4,7 milioni, di cui 1 milione di pronto incasso. In relazione alle entrate derivanti dai procedimenti di recupero delle entrate tributarie, i competenti dirigenti, oltre ad attestare l'andamento delle relative attività in linea con i programmi del 2018, hanno attestato l'iscrivibilità in bilancio di ulteriori previsioni, in particolare a seguito di interventi organizzativi che hanno potenziato il personale a disposizione dei servizi tributari dell'ente. Le maggiori entrate comunicate attingono ai tributi IMU con un incremento di 3.300.000 euro, recupero TARES TARI con un incremento nel 2019 di 2 milioni di euro, il recupero delle imposte di pubblicità nel 2018 per 390.000 euro che portano il totale delle maggiori entrate del 2018 a 3.690.000 euro. Le variazioni per maggiori e minori spese correnti sono state individuate tra quelle segnalate dai competenti dirigenti, fra queste di cui proporre in sede di assestamento il finanziamento nel bilancio 18-19, in quante spese obbligatorie e o spese il cui mancato finanziamento potrebbe generare l'insorgenza di ulteriori oneri e o danni. Si è ritenuto di proporre il finanziamento in assestamento di maggiori spese correnti quantificate dai dirigenti per le seguenti principali finalità: imposte e tasse, compensi per la riscossione delle entrate, rimborsi di tributi di entrate extratributarie dovute ai contribuenti utenti, spese del personale relativi oneri contributivi e IRAP, come quantificato dal dirigente del servizio autonomo personale. Nel proporre la destinazione nelle annualità 18-19-20 delle disponibilità di risorse correnti finanziamento dei debiti fuori bilancio, si è dato atto preliminarmente delle esigenze finanziarie del Comune in relazione alla copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio censiti nel 2018. È stata
Assessore, lo so che è rituale, però il sì, stiamo verificando, vuole... allora, ma io non è che in sono... aula non si riesce a fare. Stiamo verificando, abbiamo chiamato gli addetti, ma possiamo se c'è sospendere... di sospendere un momento, perché non si resiste, ma veramente non ho capito, si non ho visto, pure qua rituale, non arriva. Però veramente sto facendo segno, ma il presidente. No, e stiamo facendo telefonando, il dottor Cala stiamo vedendo, non è che non stiamo facendo niente, pensavo stiamo prendendo fosse l'emozione della relazione. No, no, ho fa capito, caldo e c'è qualcosa ci sono che non funziona nell'impianto. Si sospende momentaneamente, non lo so. Troppe eccitazioni. È stata eseguita la procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio formatisi dal 1 gennaio 2018 al 15 aprile 2018. Il totale dei debiti fuori bilancio da riconoscere per effetto della ricognizione generale riferita a questo periodo è pari a 13.868.000, di cui 10.029.000 ex articolo 194 lettera A, 3.838.000 articolo 194 lettera E. Il totale da finanziare a carico del bilancio, pertanto, è di 13.867.000, attesa la copertura per complessivi euro 673 su specifici capitoli in dotazione al servizio autonomo avvocatura. Ad integrazione dell'attuale stanziamento 2018 per debiti fuori bilancio, si propone di stanziare il saldo positivo fra entrate e spese correnti derivanti dall'assestamento in conto dell'annualità 2018 per un incremento di 2.250.000. Il dirigente del servizio partecipate ha comunicato maggiori entrate da iscrivere nella previsione 2018 per l'introito delle partite attive derivanti dalla liquidazione del consorzio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione dei liquami di San Giovanni, per un totale di 308.015 euro. Nell'ambito delle esigenze delle maggiori spese di investimento sono state individuate quelle volte a garantire minimi presidi di sicurezza nel rispetto delle relative legislazioni di settori e o volte ad incrementare le entrate dell'ente, il tutto nei limiti delle disponibilità di maggiori risorse entrate destinate al finanziamento degli investimenti, più 308.000 euro. Nella verifica del fondo rischi passività potenziali accertato con la procedura del rendiconto, tra i fondi accantonati è iscritto questo fondo per un importo di 561.283.000 euro. Tale fondo per oltre 374 milioni di euro è accantonato a fronte dei rischi provenienti dal contenzioso in essere all'esito del lavoro di ricognizione e valutazione del rischio condotto dall'avvocatura in esecuzione della delibera 240 della sezione regionale di controllo per la Campania. Rispetto a tale specifico rilievo, il Consiglio Comunale, nella mozione di accompagnamento alla procedura del rendiconto 2017, dopo aver richiamato le modalità di calcolo del fondo rischi di cui alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ha stabilito che in occasione dell'assestamento da presentare entro il 31 luglio sarà richiesto all'avvocatura un aggiornamento rispetto ai dati già comunicati. In esecuzione di tale mozione il ragioniere generale e il dirigente del servizio bilancio hanno chiesto all'avvocatura comunale di comunicare l'aggiornamento della ricognizione. Il fondo rischi passività potenziali accantonato nel risultato di amministrazione 2017 non necessita di adeguamenti sulla base di 13 relazioni degli avvocati civilisti ed una relazione complessiva dell'avvocatura area legale amministrativa. Per ciò che attiene alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra comune e sue partecipate, sono state avviate interlocuzioni con i diversi servizi interessati al fine di verificare l'eventuale sussistenza delle partite finanziarie disallineate. Occorre che tutti i servizi adottino tutte le misure ed iniziative finalizzate a tramutare le previsioni di entrate in accertamenti, nonché a migliorare le performance di riscossione, garantendo in tal modo il mantenimento degli equilibri di bilancio. Relativamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, si dà atto che l'assestamento delle entrate e delle spese oggetto della presente proposta
garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché garantisce il mantenimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio.